I've seen things you people wouldn't believe. Antichissimi a questo castello era fatto smantellato, che esistesse ai tempi degli antichi Claternati, e perciò Etruschi, i Toscani, dei Romani, dei Galliboi, a benché provi pezzi di miniera di rame nell'alveo del vicino fiume Idice trovati, di varie medaglie di anello antiche, di campanelli quadrati, di fibule di rame, di bronzo, di olle da sacrifici, di un sigillo antico, e di varie monete antiche di argento e di rame con solari imperiali, che quello di portarsi nel palazzo di delizia del gentilissimo senatore Conte Antonio Maria Grati, quivi esistente sulla pubblica strada, nel quale un museo raccolta esiste delle cose suddette in gran parte trovate o nei contorni dello stesso Idice o nel suo alveo, ed ivi avrà intanto un documento delle cose trovate in questi contorni. È con queste parole che nel 1781 l'abate perugino Serafino Calindri fornisce la prima testimonianza dei numerosi rinvenimenti archeologici avvenuti nel corso del tempo lungo la valle dell'Idice, documentando l'esistenza di un primo museo o raccolta di antichità e di cose naturali a Castel de' Britti. Le stanze della collezione del Conte Grati sono probabilmente la prima testimonianza del bolognese di una esposizione di oggetti archeologici e di interesse naturalistico radicata in territorio appenninico. Figura di transizione tra l'empirismo del sapere enciclopedico di stampo naturalistico del secolo precedente e il razionalismo dell'età dei lumi, ingegnere idraulico e naturalista, Calindri aveva pubblicato tra il 1781 e il 1786 i cinque volumi del Dizionario Corografico, Georgico, Orittologico e Storico della montagna e collina del territorio bolognese, la più dettagliata e sistematica raccolta di informazioni sul paesaggio, la geologia, il popolamento e la storia di quei luoghi. Le sue osservazioni costituiranno, nei due secoli a venire, una fonte preziosa e un costante punto di riferimento per gli studi sulla storia del paesaggio appenninico. Al Calindri si devono, tra le altre, le prime osservazioni geologiche sul fenomeno del carsismo dei gessi bolognesi e la minuziosa descrizione di numerose cave e inghiottitoi naturali, tra cui gli ingressi della grotta di Gaibola e dell'inghiottitoio dell'Acqua Fredda. A lui sarà dedicato in età moderna uno dei principali complessi ipogeici delle colline bolognesi. L'esplorazione delle cavità della vena gessifera tra le valli del Savena e del Senio e gli studi di geologia sui processi di formazione delle valli appenniniche saranno uno dei temi trainanti delle prime sistematiche ricerche archeologiche in quell'area della seconda metà dell'Ottocento. È di questa proficua tradizione di studi comparati tra geologia, paleontologia e archeologia della preistoria che, attraverso l'eredità di studiosi quali Giuseppe Scarabelli nel Limolese, Francesco Orsoni nel Bolognese e di illustri accademici quali Giovanni Capellini e Luigi Bombicci, si farà interprete nella prima metà del Novecento la figura di Luigi Fantini, a cui è oggi dedicato il Museo Civico Archeologico di Monterenzio. L'Ottocento e gli anni a cavallo dell'Unità d'Italia delineano una stagione di grande fermento ideale e culturale. I protagonisti delle ricerche condotte in quegli anni nelle valli del Bolognese e del Limolese ebbero un ruolo di primo piano nell'affermazione degli studi geologici e paleontologici in Italia. Nel 1850 Giuseppe Scarabelli
patriota, geologo e paleontologo, pubblica osservazioni intorno alle antiche armi di pietra dura che sono state raccolte nel Limolese, considerato il primo articolo scientifico di preistoria italiana. Qui seguirà, nel 1853, la prima redazione della Carta geologica della provincia di Bologna. Scarabelli, per i suoi contemporanei e fino ai primi del Novecento, è autorità indiscussa nel campo delle scienze geologiche e archeologiche ed è considerato il maggior esperto della paleogeografia dell'Appennino. Con le escursioni con cui batte tutto il territorio in cerca di minerali e fossili e con le costanti e puntigliose descrizioni stratigrafiche dei sedimenti, giunge a ipotizzarne la genesi formativa. Prima di lui, subito sotto ai terreni alluviali e diluviali delle propaggini appenniniche, erano stati osservati i terreni delle cosiddette sabbie gialle e argille azzurre o marne turchine subappennine, già citate da Leonardo da Vinci nel 1506. Scarabelli aggiunge a questi l'unità stratigrafica caratterizzata dai gessi, alternativamente formazione gessifera e formazione zolfifera, e affronta il problema della posizione stratigrafica delle argille scagliose. Della formazione gessifera, cioè di quella che sarebbe poi stata chiamata vena del gesso, distingue con chiarezza la grande varietà litologica. Nello stesso anno della pubblicazione della Carta geologica del Bolognese, in località Santa Maria delle Caselle di Villanova, Giovanni Gozzadini aveva rinvenuto un gruppo di tombe che documentavano una nuova cultura, che egli chiamò per l'appunto villanoviana. Tra il 1862 e il 1863, Gozzadini stesso darà avvio ad un'ampia campagna sistematica di ricognizione archeologica del pianoro di Misano, presso Marzabotto, da lui erroneamente interpretato come un immenso sepolcreto. Negli stessi anni Scarabelli, assieme a Giacomo Tassinari, affronterà la nuova problematica della ricognizione e lo scavo dei depositi archeologici dei complessi ipogeici nel Limolese. L'intreccio della ricerca preistorica con gli studi di geologia e paleontologia, favorito da personalità di spicco quali Giovanni Capellini, professore di geologia della Regia Università di Bologna, fece sì che la nostra regione si ritagliasse in quegli anni un ruolo di primo piano nel dibattito internazionale sulle origini dell'uomo. Nel 1871, segretario Giovanni Capellini e presidente lo stesso Gozzadini, Bologna ospita il 5° Congresso Internazionale di Antropologia e Archeologia Preistoriche, convegno che porrà gli studi sul territorio bolognese al centro dell'attenzione degli studiosi di tutta Europa. In questa sessione congressuale, Scarabelli presenta lo scavo della Grotta del Retiberio in Val di Senio, primo scavo archeologico in grotta condotto con metodo stratigrafico. Grande interesse è rivolto ai numerosi reperti litici provenienti dalla zona della Croara, sulle colline di San Lazzaro, presentati l'anno precedente dal Capellini nella memoria Armi ed utensili di pietra del Bolognese, pubblicazione che mezzo secolo dopo orienterà in maniera decisiva gli interessi del giovane Luigi Fantini. È grazie a questi primi studi e alla maggiore comprensione geologica delle formazioni pedeappenniniche derivata dalle osservazioni dello Scarabelli che quel settore della montagna sarà interessato in quegli anni dalle prime prospezioni archeologiche sistematiche orientate all'esplorazione dei depositi antropici interni ai complessi ipogeici della formazione gessifera, a partire dalla scoperta, lo stesso anno del congresso, della Grotta del Farneto da parte di un giovane allievo del Capellini, Francesco Orsoni. Tra il 1871 e il 1888, Orsoni, al quale succederà nel 1900 Edoardo Brizio, cattedratico e direttore del Museo Civico Archeologico di Bologna, effettuerà una ricognizione sistematica della grotta,
individuando una sequenza di depositi archeologici testimoni della frequentazione umana dell'area dall'Eneolitico all'età del bronzo. Dieci anni dopo il quinto congresso internazionale di antropologia e archeologia preistoriche nel 1881, Giovanni Capellini sarà protagonista di un altro importante evento culturale che pone il territorio appenninico bolognese nuovamente al centro dell'attenzione mondiale, il secondo congresso internazionale di geologia, tappa fondamentale nella storia di questa disciplina, da cui prenderà vita la Società Geologica Italiana. In onore dei congressisti, già dal 1879 la sezione bolognese del Club Alpino Italiano aveva deliberato di comporre una guida dell'Appennino bolognese, dandone incarico allo stesso Capellini, che però declinò per i numerosi impegni all'illustre collega mineralogista Luigi Bombicci. L'edizione de L'Appennino bolognese, descrizioni ed itinerari del 1881, contenente un ampio apparato cartografico tra cui una straordinaria carta geologica a colori dell'Appennino bolognese, costituirà un'ulteriore tappa fondamentale per la conoscenza fisica e geografica della regione appenninica e della sua antica frequentazione umana. Ma oltre al caso eclatante dell'insediamento etrusco di Marzabotto nella Valle del Reno, il settore orientale dell'Appennino bolognese ancora non aveva restituito la percezione di quella rilevanza storica, demografica ed itineraria che lo spartiacque Idice Sillaro avrebbe svelato alla fine del secolo successivo. La stessa attenzione che i geologi nei 30 anni precedenti avevano rivolto all'alta valle dell'Idice, culminata nel 1847 con la costituzione della Società Mineralogica Bolognese e l'inizio dell'attività estrattiva nella miniera di rame di Bisano, andava in quegli anni scemando fino alla definitiva chiusura dell'impianto del 1876. Nello stesso volume L'Appennino bolognese, descrizioni ed itinerari, Gozzadini scrive una memoria dal titolo Ritrovamenti archeologici nelle vallate Idice e Zena, che fissa lo stato delle conoscenze in quell'area. Già nel 1865 oggetti tipo Villanova, riferibili ad un sepolcreto, erano stati segnalati in località Sette Fonti, nel podere del conte Carlo Pepoli. Nel 1881, sempre a Sette Fonti, ma nel podere Lama, Gozzadini aveva documentato il ritrovamento e la successiva donazione al Museo Civico Archeologico di Bologna di una brocca di bronzo del tipo a becco d'anatra o Schnabelkanne, facente parte di un corredo funerario manomesso e perduto. L'anno seguente, nel 1882, scriverà del rinvenimento fortuito avvenuto durante le arature dei campi di alcune armi, di un elmo e di una lancia di ferro, poco lontano dal cimitero di Monterenzio Vecchio, in un luogo che per quasi un secolo, fino alle regolari campagne di scavo dei giorni nostri, indicherà la presenza archeologica più interna e alla più alta quota della Valle dell'Idice.